Ripristiniamo un clima di ascolto. Grazie. Allora, ci siamo? Facciamo iniziare questo secondo momento proprio dalla voce delle vicarie. Quindi ogni vicaria ha una coppia, un laico, che adesso presenterà l'impegno o gli impegni che la vicaria ha scelto, su cui lavorare in questo tempo che verrà, anche oltre il convegno, che hanno gli obiettivi di cui ci siamo detti. Quindi esperienze che hanno le famiglie come protagoniste, che aiutano la parrocchia ad essere una famiglia, e quindi che hanno questi due obiettivi. Ci mettiamo in ascolto. Sono Mara, moglie del diacono Giuseppe, per la vicaria di Montegranaro. Nei due precedenti incontri della vicaria ci siamo interrogati, alla luce del documento Alzati e va, su come ciascuno di noi e poi le nostre comunità rendono visibile nel tempo il cammino del popolo di Dio verso il suo regno. Abbiamo constatato che è la famiglia ad avere la centralità nella vita della Chiesa. Sappiamo bene che i veloci cambiamenti sociali e culturali ci sollecitano in tutte le nostre espressioni di comunità ad aggiornare la nostra capacità di ridire la fede. Scusatemi, me leggo dal tablet. Affinché questo tesoro del regno, ricevuto dalle generazioni precedenti, possa essere donato a nostra volta. Abbiamo visto che i percorsi di catechesi sacramentale, gli incontri di preparazione per i fidanzati o la preparazione per il rito del battesimo, seppure in atto nella maggior parte delle nostre parrocchie e da tanti anni, sembrano essere azioni frammentate che non danno il senso di un percorso per riscoprire la bellezza di essere credenti, di appartenenza ad una famiglia allargata che è la parrocchia, tale da stimolare una sequela convinta e gioiosa. Da qui la volontà di pensare un percorso di formazione condiviso da tutte le parrocchie della vicaria, per accompagnare le famiglie dal matrimonio fino al ricevimento dei sacramenti dei figli ed oltre, individuando nelle nostre realtà parrocchiali coppie disponibili e coraggiose a prepararsi a questa missionarietà che il nostro tempo ci impone. Insieme ai nostri sacerdoti lo progetteremo, insieme lo metteremo in pratica, condividendo una rete di rapporti e di amicizie che ci aiutino a fare squadra e a lavorare in unità. Perché, come ci insegna Gesù, questo è l'oggi per il Regno dei Cieli. Vicaria di Corridonia. Nei diversi incontri della Vicaria di Corridonia, durante questo anno della fede, è emersa l'esigenza di far sì che le famiglie siano soggetti attivi nella trasmissione della fede. Per poter far ciò, è necessario che le famiglie già impegnate si aprano verso quelle più distanti dalla Chiesa, o magari solo non impegnate perché non sanno come entrare.
Negli incontri ci sono state diverse idee, ma alla fine le proposte della Vicaria, quale impegno per il prossimo anno pastorale, possono essere così riassunte. Primo, identificare una catechesi strutturata e non occasionale, rivolta alle famiglie, costruendo percorsi di fede con tematiche collegate tra loro, da sviluppare in ogni parrocchia, che abbiano come destinatari i genitori dei bambini che si preparano al battesimo, alla comunione e alla cresima. Tutto questo potenziando e organizzando con modalità nuove i percorsi già avviati in molte parrocchie. Inoltre, valorizzare quelle che sono state definite le famiglie vive, valorizzare e aiutare di più e meglio per quello che fanno e stanno facendo di buono tutte quelle famiglie impegnate in parrocchia e non, che si preoccupano magari dei vicini e dei più deboli. Riconoscere e sviluppare quanto di valido gira intorno alla famiglia. Terzo punto, sviluppare la nascita di nuovi gruppi famiglia attraverso la conoscenza di quelli già esistenti, affinché questi possano coinvolgere altre famiglie. I gruppi famiglia già esistenti debbono farsi conoscere per diventare missionari in linea con il messaggio degli Atti degli Apostoli, alzati e va. Una unità pastorale ha ritenuto opportuno realizzare una pastorale integrata tra parrocchie, una collaborazione per quanto riguarda l'accompagnamento dei genitori che chiedono il battesimo per i figli, con l'obiettivo di realizzare dei percorsi comuni e nello stesso tempo trovare ed inventare nuove forme di percorsi per le famiglie giovani, per rispondere meglio alle loro esigenze, dando spazio a cammini specifici che promuovano la spiritualità coniugale. Vicaria di Monte Giorgio. Come vicaria si è proposto un gruppo unitario di riflessione sulla pastorale familiare, che sia da stimolo sia alle unità pastorali sia alle singole parrocchie, che coinvolga persone che si trovano in situazioni di difficoltà familiare. Per quanto riguarda le singole unità pastorali, ognuna di esse si è orientata su ambiti di impegno diversi. L'unità pastorale di Monte Giorgio sta promuovendo una configurazione pastorale di tipo interparrocchiale e collaborativo in modo unitario tra le tre parrocchie presenti a Monte Giorgio. L'equipe di pastorale familiare in prospettiva si propone di prolungare l'attività con i fidanzati fino alla pastorale battesimale, promuovere gruppi di famiglie che si impegnano ad evangelizzare il matrimonio, accompagnare i catecumeni e i cresimandi adulti, avere attenzione ad anziani e malati. L'unità pastorale di Torre San Patrizio, a livello di attività pastorale, non ha cercato di promuovere nuove iniziative, ma di continuare a svolgere gli impegni già esistenti, privilegiando un lavoro di base che favorisca uno stile di essere famiglia che contagi altre famiglie, suscitando corresponsabilità e vicinanza a quelle che si trovano in difficoltà. L'unità pastorale di Grotta Azzolina, le attività presenti riguardano i centri di ascolto che andrebbero valorizzati sensibilizzando le famiglie, gli incontri con i genitori dei ragazzi che frequentano la catechesi, corso interparrocchiale di preparazione al matrimonio, pastorale battesimale, in seno alla quale si sta progettando un tentativo di coinvolgere qualche famiglia
che aggregandosi al parroco instauri un rapporto di continuità con la famiglia del battezzando. Inoltre si sta portando avanti un'attività di formazione dei genitori che si concretizza in un percorso di catechesi familiare durante il cammino di iniziazione cristiana dei figli attraverso incontri e giornate trascorsi insieme tra genitori e figli, nonché incontrando giovani coppie in occasione della preparazione del sacramento del battesimo. Vicaria di Civitanova Marche e Potenza Picena. E nella nostra vicaria siamo partiti dall'analizzare quelle nuove esperienze realizzate in campo pastorale dalle varie parrocchie nell'ambito della trasmissione della fede che stanno dando buoni riscontri. Nuove esperienze anche solo nella modalità che hanno alcuni tratti comuni che ci piace qui sintetizzare. L'accoglienza festosa senza pregiudizi di sorta nei confronti di chi per le ragioni più disparate si accosta per la prima volta o nuovamente alla Chiesa, una Chiesa che molto spesso viene vista e sentita molto distante dalla propria vita. Un'accoglienza che si nutre di modi delicati, proposte accattivanti, contenuti intensi, tutto per manifestare la gioia e la bellezza della fede cristiana. L'altro tratto è il procedere a piccoli passi, senza dare nulla per scontato, non solo la fede, ma anche la stessa conoscenza del Vangelo e dell'insegnamento della Chiesa. In qualsiasi campo di intervento, gli argomenti vanno affrontati con una progressione che tenga conto della situazione di partenza di coloro che avviciniamo, evitando di sbandierare subito principi e valori che rischiano di diventare delle barriere alla comunicazione. In altre parole, abbiamo visto che si sono avute esperienze positive laddove si è stati in grado di creare una relazione, un clima di comunione e di condivisione. Chi è in cerca di Cristo ha bisogno di vedere e di sentire una comunità che cammina con Lui. Un altro elemento importante di queste esperienze positive è la presenza insieme al sacerdote non solo di laici, ma proprio la presenza della coppia cristiana, marito e moglie, insieme, che si impegnano e insieme testimoniano il bello del matrimonio cristiano. L'ultimo elemento particolare è che qualsiasi percorso di accompagnamento è proficuo se non è a termine, se prosegue nel tempo e non è quindi finalizzato al semplice o al singolo sacramento. Una volta individuati questi aspetti abbiamo considerato 5 campi di intervento per la nostra vicaria, 5 campi di intervento che in molte delle nostre parrocchie sono già presenti e su questi campi si sta già lavorando e si sta lavorando bene. E le altre parrocchie si impegnano a seguire questi campi di intervento. La prima proposta è quella che riguarda le associazioni che curano l'iniziazione cristiana dei ragazzi insieme alle famiglie, per cui sono le stesse associazioni già presenti nelle parrocchie come gli scout, i gruppi ACR o gruppi di spiritualità salesiana che curano l'iniziazione cristiana dei giovani, perché l'animatore o l'educatore dei giovani è già di per sé un catechista in quanto appartiene alla parrocchia e questo è il suo modo concreto di vivere la fede. Le proposte inoltre verso i giovani coinvolgono attivamente anche i genitori che diventano oggetto di attenzione ma anche soggetto attivo nell'educazione cristiana dei propri figli, compiendo un cammino di fede che è parallelo a quello che compiono, i loro figli. Il secondo ambito di intervento è quello di
preparazione e accompagnamento al battesimo. Si tratta di incontri di catechesi prebattesimale, se ne fanno almeno due, tenuti dal parroco e coadiuvato dalla presenza di una coppia di sposi. Un incontro, magari il primo, viene fatto direttamente a casa della coppia che chiede il battesimo, perché vogliamo far sperimentare a loro che la Chiesa vuole prendersi cura di loro. In questo modo è stato possibile poi proseguire con percorsi di accompagnamento dopo il battesimo, per continuare ad incontrare queste famiglie con le modalità e con quei tratti di cui parlavamo prima, e cioè cene insieme, feste, gite, ritiri. L'altro ambito sul quale la nostra vicaria si vuole impegnare è quello dei cammini di preparazione al matrimonio per coppie di fidanzati, coppie conviventi o non conviventi e cammini per giovani famiglie. Riteniamo che particolare cura vada investita in questo ambito, in quanto spesso le coppie che arrivano a chiedere il matrimonio cristiano lo fanno dopo anni di lontananza e il cammino di preparazione costituisce un nuovo incontro con la Chiesa. E spesso qui ci giochiamo la possibilità di riabbracciarli e di riavvicinarli a Cristo. Quelli che vengono fatti sono dei veri cammini di riscoperta della fede, quindi percorsi che sono sufficientemente lunghi nel tempo, almeno 4-5 mesi con incontri settimanali, da consentire così l'instaurazione di una relazione intensa ed amicale tra gli animatori, il parroco e le coppie di fidanzati. Non possono certo mancare momenti conviviali all'inizio o al termine degli incontri, delle giornate da trascorrere insieme, magari presso qualche luogo particolare. Tutto ciò rende possibile, e già questo lo stiamo sperimentando, riagganciare queste coppie subito dopo il matrimonio e continuare così con loro il cammino per giovani sposi, con modalità simili alle precedenti. È capitato spesso che siano state le stesse coppie appena sposate a chiederci nuovi incontri. Dobbiamo noi famiglie cristiane essere disponibili ad accompagnarli nel loro cammino, magari accogliendoli nelle nostre case. Il quarto campo di intervento è la cura delle famiglie in cerca di misericordia. Definiamo così quei cammini di fede per separati o divorziati, che partendo dalla riscoperta della fede li facciano sentire parte integrante della Chiesa e li aiutino a vivere l'amore misericordioso di Dio Padre. Nella nostra vicaria in particolare questa esperienza è già partita in una parrocchia di Civitanova e si è deciso di convogliare verso questa parrocchia tutti coloro che ne faranno richiesta provenienti anche dalle parrocchie limitrofe. Non tutte le parrocchie hanno energie sufficienti per affrontare anche questi cammini. Il quinto punto di intervento molto importante sentito nella nostra vicaria è quello dell'amore per i poveri e la testimonianza della carità. La famiglia è comunità di amore e questo amore lo testimonia in modo particolare nel servizio verso i poveri. Quindi sulla base del mandato ricevuto dal nostro Vescovo a Civitanova, a livello di unità pastorale, sono sorte finalmente diverse realtà importanti, come il centro di ascolto, la mensa, il centro di distribuzione di vestiario. E l'intera unità pastorale continua ad impegnarsi nella Caritas a servizio della crescita di tutta la Chiesa, consapevoli che solo nel servizio il cristiano, la famiglia e la comunità intera possano trovare il loro vero stile per vivere una fede autentica e coerente. Buonasera a tutti, parlo per la vicaria di San Delpidio a Mare, Porto San Delpidio, sono Domizio, sono sposato con 3 figli. E dagli incontri, da tutte le domande che ci siamo posti, sono scaturiti dei principi che portano all'accoglienza verso l'altro, alla carità, portare un'educazione che non è solo riservato ad associazioni o alla Caritas, ma è manifestare di essere cristiani ed accogliere quindi
puntiamo soprattutto alle giovani coppie, a potenziare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, potenziare il corso per fidanzati, che non siano pochi incontri, ma sia un vero e proprio cammino, e questo che ci ha portato in comunione tra tutti quanti noi, una comunione di intenti. Stare vicino quindi giovani coppie che chiedono amore in realtà, chiedono di essere accolti in una dimensione che non sanno nemmeno, e lo vedo e lo sento perché è successo anche a me, non sanno nemmeno cosa vuol dire accostarsi a Gesù Cristo e alla Chiesa. E stare quindi dietro a loro anche dopo l'essersi sposati, quindi nella vicaria ognuno ha portato il suo cammino, il suo movimento, le diverse strade che anche prima si dicevano, che portano tutte a Cristo. Quindi accompagnare questi giovani che si accostano alla Chiesa e a Cristo, accompagnarli nei diversi cammini di fede, nei diversi gruppi famiglie o qualsiasi cosa sia, purché non si allontanino dalla Chiesa, e accompagnarli soprattutto quando Dio dona loro una vita e quindi che portano questa vita ad essere battezzata, quindi a accostarsi e a riscoprire il battesimo, che non è soltanto per il proprio figlio, per accoglierlo in Chiesa, ma è anche per la coppia riscoprire veramente l'idea di essere cristiani. Questo è quello che in sintesi è uscito fuori dalla nostra vicaria. Siamo della vicaria di Fermo, io sono Arcangelo dalla parrocchia di Santa Caterina. Elisabetta dalla parrocchia di Sant'Antonio. Questa è la presentazione degli ambiti di impegno missionario per le famiglie della vicaria di Fermo. Se Dio vuole e se la nostra vicaria di Fermo riesce a fare scelte comuni e condivise, vi riferiamo ciò che nell'incontro del 26 settembre scorso siamo riusciti a scegliere come orientamenti per il prossimo futuro, per le parrocchie e le nostre famiglie. Per certi versi, mentre ovunque appare necessario risvegliare la carità nel popolo di Dio e dare una strutturazione migliore a tutti i servizi, da noi abbiamo una situazione particolare dovuta al fatto che sotto la Chiesa di Sant'Antonio coesistono ormai diverse realtà che hanno bisogno di persone generose, di volontari, di intelligenti collaborazioni, di animazione vivace. Oltre agli uffici della Caritas diocesana ci sono le stanze di accoglienza di Casa Bethesda, il centro di ascolto, il ponte con distribuzione di vitto e abbigliamento. A queste si aggiunge, anche se è comunale, l'ufficio immigrati. Tutto ciò ha bisogno di diventare, insieme e non separatamente, il cuore pulsante della carità delle nostre 12 parrocchie. Non ci possiamo permettere né divisioni, né di ignorarci reciprocamente, né di operatori dallo sguardo miope. All'interno di questo grande cuore, il punto più importante risiede nel centro di ascolto, nel quale l'uomo può trovare accoglienza e tentativi umili di soluzione dei suoi problemi. In diretto collegamento con la Caritas diocesana, con la Fondazione Caritas in Veritate e sotto il coordinamento del Vicario Foraneo, ogni azione dovrebbe favorire l'unità, il servizio, la fede e la carità. L'eventuale difficoltà sta nel riorganizzarci e soprattutto riappropriarci di questa grande realtà dal punto di vista di condivisioni personali e di fede. La scelta che abbiamo fatto è quella di risvegliare nelle parrocchie l'interesse di queste iniziative. La partecipazione concreta attraverso scelte di volontariato, il coinvolgimento nella soluzione dei problemi e la generosità necessaria anche dal punto di vista economico affinché si possa dire che della nostra Chiesa non delega ad altri la carità, ma la vive come espressione della propria maturità di fede e della scelta di vicinanza all'uomo, che in questo tempo di crisi appare ancora più necessaria.
Chiediamo a tutte le parrocchie di educare alla carità, di tenerla come colonna portante dell'iniziazione cristiana e dell'educazione dei giovani, di lavorare per il volontariato e per la sua formazione, di dare personale maturo al centro di ascolto, di riservare parte degli incontri per servire i poveri. Un secondo punto che abbiamo ritenuto da valorizzare è la scelta di cominciare a seguire, recuperando la capacità di incontro, di dialogo e di coinvolgimento nella vita ecclesiale, le famiglie divise, i conviventi con esperienze difficili alle spalle, le situazioni più delicate. La piccola esperienza fatta ultimamente a Villa Nazareth ci spinge a continuare ed allargare il discorso. Quante persone non aspettano altro che di essere avvicinate, di trovare nuovi e più numerosi rapporti con la comunità, di non sentirsi fuori, di avere anche una vita comunitaria soddisfacente. Il fatto di non poter fare la comunione e la confessione non ha facilitato in moltissimi casi la vita nella Chiesa. Ora si tratta di ridare speranza, di vivere una fraternità reale, di risvegliare il gusto della comunione nella preghiera e nei momenti più importanti delle parrocchie. Se vogliamo che la nostra Chiesa sia sul serio e non solo come slogan, un ospedale da campo, come ci dice Papa Francesco, occorre curare i feriti. Per questo chiediamo a tutti i laici credenti di ricercare, di incontrare, di andare alla scoperta dei casi più difficili, di affrontarli in comunità con l'aiuto di Villa Nazareth. I nostri parroci l'anno scorso cominciarono a confrontarsi sulla necessità di dare alle giovanissime coppie di sposi un luogo di incontro, di utile e gioiosa crescita, di fede convinta, tipico di questo momento preciso della loro vita. Questa scelta ha cominciato appena a incarnarsi in un gruppo di sposi che hanno celebrato le nozze negli ultimi 2 anni e che hanno già figli o sono in attesa. A questa iniziativa soggiace il semplice progetto di aiutarli in questo particolare momento della loro vita, ma anche di renderli presto capaci di essere coppie missionarie nei confronti di altre coppie giovani, sia per le nozze che nella preparazione al sacramento del battesimo. Sempre l'anno scorso era stata lanciata l'idea di proporre questa iniziativa non in occasione del matrimonio, ma in occasione del battesimo del primo figlio. Occorre anche, infatti, ricoprire lo spazio che normalmente rimane vuoto fra battesimo e inizio della catechesi parrocchiale dei figli. Da quest'anno potremo seguire ambedue le strade. Si dovrebbe curare con particolare attenzione l'esito dei 3 percorsi prematrimoniali, al punto tale da offrire ogni anno una possibilità simile. Gli animatori dei percorsi potrebbero orientare chiaramente a questo esito. Probabilmente riusciremo così ad avere ogni anno un piccolo gruppo di giovani sposi ai quali proporre momenti di formazione e anche possibilità di servizio a loro volta ad altre coppie di giovani spose. Inoltre, ciascun parroco potrebbe concludere la preparazione ai battesimi con l'offerta di continuare e restare all'interno di un gruppo che dovrebbe avere carattere interparrocchiale. Che il Signore ci aiuti ad orientarci tutti su queste 3 strade non facili, non dei risultati immediate, ma significative e speriamo a vero servizio degli uomini e delle donne di oggi. Buonasera, mi chiamo Francesco, sono sposato con Rosina e questa sera brevemente abbiamo l'onore di presentare la pastorale familiare svolta nella vicaria di Pedaso. E questa piccola relazione ci ha aiutato a compilarla il nostro vicario foraneo Don Ubaldo, che ringraziamo. Questo è il titolo: dalla, per la, con la, nella famiglia. La vicaria di Valdaso, nell'incontro del 30 settembre a Ortezzano, ha trovato 4 preposizioni grammaticali che ci aiutano a fare un programma missionario per il mondo di oggi. Le 4 preposizioni sono le seguenti. La prima, dalla famiglia. Tutto viene dalla famiglia divina, che è la Santissima Trinità, che costituisce la Chiesa come famiglia di famiglie. La parrocchia
deve rendere visibile questa verità e testimoniarla alle singole famiglie che la costituiscono, moltiplicando annunci e iniziative a suo favore e creando un clima di familiarità con tutti, del tipo così ben rappresentato dal Papa Francesco. La seconda preposizione è la seguente: per la famiglia. Tutta l'azione missionaria della Chiesa tende a favorire, insieme alla salvezza personale, la costituzione di famiglie che siano piccole chiese domestiche, che ascoltano la parola di Dio e organizzano opere di carità nell'unità. La terza, con la famiglia. Tutte le iniziative missionarie possono e devono essere programmate ed eseguite comunitariamente, coinvolgendo tutti e singoli i membri della casa. La quarta, nella famiglia. Nella famiglia si proclama l'atto di fede, si prega, si predica e si mette in pratica il compito di portare la luce e la forza di Dio in tutti gli ambiti della vita, dall'asilo al geriatrico, dal campo sportivo all'ospedale, dalla fabbrica alla scuola e così via. La Vicaria della Valdaso traduce questi quattro propositi con tante iniziative, tipo costituire centri permanenti di ascolto della parola di Dio nelle contrade e nei condomini attraverso le sacre scritture, organizzare la catechesi dei ragazzi dando ai genitori il compito del primo annuncio, favorire il nascere e crescere di associazioni e movimenti che garantiscano un'apertura diocesana, nazionale e internazionale della propria azione missionaria, come l'azione cattolica, i corsi di cristianità e il neocatecumenato. Buonasera, sono Maria Luisa della Vicaria di Porto San Giorgio. La Chiesa si rivolge a noi sempre chiamandoci per nome, perché ognuno di noi è prezioso. Ora, nell'esortazione che abbiamo ascoltato, il nome personale è famiglia. La famiglia unta, unita ed unica. Perciò, parlando insieme, confrontandoci, abbiamo trovato una famiglia diversa, la famiglia immersa nell'oggi, in quest'oggi di mille strade, mille volti e mille incroci. Ed è con lo spirito del buon samaritano e guardando all'esperienza positiva della comunità sangiorgese che ci proponiamo di far crescere il già esistente centro di raccolta Caritas, quale segno di testimonianza viva dell'amore di Dio per ogni uomo, soprattutto i più poveri. Noi, come Chiesa, non possiamo certamente sostituirci a nessuno, ma dobbiamo entrare nel sociale. Non saremo lievito da soli o per noi. Si è pensato perciò di sostenere le famiglie della Vicaria nella crescita e nell'educazione spirituale dei nostri ragazzi, che sono il domani, facendo insieme un piccolo pezzo di strada, un modesto percorso quale potrebbe essere una scuola per genitori, riscoprendo e rafforzando così la nostra vocazione genitoriale. Ringraziamo. Giusto. Prego, scusate. No, giusto, Amandola. Andrea Rosario della Vicaria di Amandola, Vicaria Montana. I laici e i parroci della Vicaria Montana sono consapevoli che l'invito alzati e va è quanto mai opportuno anche per le famiglie della nostra zona. Nonostante l'apparente tenuta della famiglia tradizionale, infatti, ci sono anche i segni di una profonda trasformazione del tessuto familiare e della diminuita consapevolezza e pratica della fede. Qualche recente tentativo di lavoro con le famiglie e per le famiglie, d'altra parte, lascia ben sperare. Intendiamo insistere in questo lavoro con i seguenti progetti. Si confermano gli incontri mensili per genitori e figli, preadolescenti e adolescenti, la domenica pomeriggio all'Abbazia di San Ruffino,
dal titolo Leggiamo insieme il Vangelo di. Consistono nella lettura in assemblea di una pagina del Vangelo in uso nell'anno liturgico, nel lavoro di gruppo su un breve questionario e poi confronto e preghiera finale in assemblea. Si avviano delle giornate mensili in forma di ritiro di domenica, dal mattino alla sera, sulle problematiche della famiglia, con particolare riferimento alle giovani coppie, con una catechesi su un tema della famiglia che spesso sono all'origine della crisi di coppia, un momento di preghiera, un confronto in coppia e nel pomeriggio c'è un dibattito con la presenza di un presbitero che illustra, diciamo così, il tema alla luce della parola di Dio e del Magistero della Chiesa. Poi si struttura il polo Caritas di Servigliano Falerone e nelle parrocchie ci si impegna a coinvolgere di più la famiglia in occasione della preparazione ai sacramenti dei figli. Ringraziamo le 9 vicarie, anche la vicaria di Amandola, beati gli ultimi, dice il Vangelo, che saranno i primi. Quindi non abbiamo il tempo delle domande perché non vogliamo trattenervi oltre l'orario. Chiederei a Don Enzo, che ci ha lasciato il suo intervento, quindi lo metteremo sul sito e chi vuole lo può riprendere anche nei consigli pastorali. Chiederei a Don Enzo se ci dice un'ultima parola in base anche agli impegni che ha ascoltato e poi ci prepariamo alla celebrazione dell'Eucaristia. Mi sono scritto attentamente tutto quello che state facendo in diocesi, ma avete veramente una bella esperienza di chiesa, dove in tante forme si manifesta l'attenzione e l'intenzione anche di mettere al centro la famiglia come il nucleo, il motore anche dell'esperienza dell'educazione dei figli, dell'educazione alla fede. Vi faccio un augurio, quella di contagiare, perché l'esperienza dell'evangelizzazione è proprio questo, non avviene per predica, non avviene per qualsiasi azione o attività pastorale organizzata, ma avviene come una malattia per contagio. E quindi portandovi anche nella preghiera insieme a Don Paolo Gentili, che è il mio direttore, e a tutto l'ufficio, vi auguriamo veramente di continuare sul cammino della famiglia, perché la famiglia è la via della Chiesa, e di continuare veramente contagiando tante famiglie, perché nel rinnovare la consapevolezza e la bellezza del matrimonio possano diventare, come vi dicevo, dei punti luminosi non solamente per la Chiesa ma soprattutto per la società di oggi che ne ha tanto bisogno. Vi ringrazio allora e vi saluto e ci prepariamo all'Eucaristia. Presbiteri e diaconi che vogliono concelebrare ci possiamo preparare.